Ho riletto l'ultimo romanzo dello scrittore italiano Ignazio Silone. Il titolo Severina, l'editore è Mondadori. All'interno c'è la presentazione del critico Geno Pampaloni. In realtà il libro è a cura di Darina Silone, la moglie irlandese dello scrittore abruzzese. Questa è una vecchia edizione che ho acquistato agli inizi degli anni 90. Forse ti starei domandando, ha senso acquistare un romanzo che l'autore non ha concluso perché la morte glielo ha impedito? Si acquistano certi libri perché si è molto affezionati a un certo scrittore, quindi si tende ad avere tutto, anche se lacunoso. Occorre spiegare che la moglie ha cercato di rendere lineare e comprensibile una narrazione che in certe parti era pressoché terminata e magari aveva bisogno solo di qualche rilettura e correzione, ma purtroppo altre parti erano del tutto assenti. Silone aveva preso appunti, buttato giù degli schizzi, delle idee, ma prima dell'aggravarsi della malattia, la morte a Zurigo, gli avevano impedito di portare a termine questo libro. E si sente. Manca infatti la solidità che si respira nei romanzi più famosi, come per esempio Fontamara. Il lavoro compiuto dalla moglie è davvero encomiabile, ma non poteva certo sostituirsi alla mano di Silone e non era nemmeno lo scopo di questa pubblicazione. Semmai lo scopo era quello di mostrare ai lettori l'ultima opera di uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento. La sua tensione per la giustizia, il suo disprezzo per la prevaricazione, la passività, la codardia. Assieme a questo, la ricerca di un cristianesimo più genuino, meno compromesso col potere. E in questo romanzo c'è tutto questo, anche se non nella sua forma migliore. Severina, la protagonista di questo romanzo, è una suora. È in grave crisi, una crisi radicale di fede. Ha assistito a una manifestazione che è degenerata poi in scontri tra i manifestanti pacifici e la polizia, e c'è stato un morto. E lei sa esattamente come sono andate le cose. Quando le autorità le chiedono di sposare la versione della polizia, la crisi di Severina esplode. Abbandona il convento e torna a casa sua. Ma anche se torna a casa, la questione non si risolve di certo. Deve trovare un altro lavoro, tanto per cominciare, ma le occasioni sfumano quando si viene a sapere chi è e il suo passato. Nessuno vuole avere a che fare con una ex suora. Un po' ovunque si respira aria di compromesso, di conformismo, un po' tutti cercano di farsi amico il potere, qualunque esso sia e qualunque veste indossi. Il suo desiderio di giustizia la condurrà ancora una volta tra i manifestanti e questo produrrà il finale che non svelo, ma è intuibile. Se non conosci ancora Ignazio Silone, male. Se non conosci ancora Ignazio Silone, evita questo romanzo per i motivi descritti all'inizio. Molto meglio iniziare, per esempio, da Fontamara. E poi, se apprezzerai questo scrittore abruzzese, potrai anche acquistare questo. Chi si oppone o non è d'accordo viene naturalmente messo da parte. Ma siamo alle prese anche con un Silone che negli ultimi anni della sua vita, o forse dovrei dire della sua ricerca personale e intellettuale, torna a fare i conti con il cristianesimo. Non rientrando nella Chiesa cattolica, ma affrontando la sfida che la figura di Cristo gli aveva lanciato e che lui per anni credeva di aver risolto abbracciando il comunismo. Per poi distaccarsene. Questo libro, con tutti i limiti che di certo ha, mostra il genuino interesse e la passione bruciante che Ignazio Silone aveva per il messaggio di Cristo. Forse ai suoi occhi l'unico che valesse la pena di abbracciare e praticare. Alla prossima!